Oggi voglio raccontare qualcosa di diverso dal mio solito, perché in questi giorni ho lavorato alla colonna sonora del nuovo progetto di Andrea Pennacchi, Il racconto dell'Odissea, un video che verrà pubblicato nei prossimi giorni sui canali del Teatro Stabile del Veneto. In questa colonna sonora che ho realizzato c'è un motivo melodico principale che ho chiamato il blues di Odisseo e appare spezzato nel racconto perché serve proprio a fare da interpunzione alle vicende di Odisseo. E adesso voglio registrare la chitarra e far sentire tutto il tema melodico in un'unica soluzione. Userò questa chitarra acustica piccola della Sigma che ho accordato in una maniera un po' particolare perché volevo che fosse un suono anacronistico, cioè che ricordasse la chitarra ma che echeggiasse anche il suono delle antiche cetre. E sono qui nel mio studio casalingo. Ho già preparato la base su Logic con arrangiamento di archi, flauto, percussioni e il violoncello suonato nei giorni scorsi, registrato da Anna Maria Moro. Per cui adesso metterò le cuffie ed andrò a registrare il blues di Odisseo. 1, 2, 3.